mondo, e dei cinque il caduto tornerà. Il cerchio delle origini si forma. Tu, ricercatore, rammenta e racconta. Guardate, le pietre sul pavimento si sono disposte a forma di cerchio. Deve essere quello il cerchio delle origini. E se è circondato di un fascio di energia, sembra un televisore gigante pieno di immagini. Sarà anche il cerchio delle origini, ma io non ci accorgo di niente. E poi che cosa sono le gemme della rivale del mondo? Già, e c'è il del gruppo ha pensato bene di farsi catturare. Ci vorrebbe mio fratello e l'interno per indovinare. Ma è rimasto in America. America? Ma sei americano? Sì, perché? E tu dove vieni? Io sono del Goldato, ma sono in Italia da molti anni. America, Africa, io sono cinese. Ho capito, le cinque terre siamo noi e con la memoria dobbiamo tornare alle nostre origini. Come? Spiegami meglio. Guardate là, sono disegnati cinque continenti e di fianco ci sono delle pietre di rilievo a forma di scacchiera. Quelli sono sicuramente i quadri del mondo. E allora? Oh, ma siete proprio delle teste dure, vuoi solo ammirare con le mani. Non capite? Noi veniamo da luoghi diversi del mondo. Dobbiamo cercare quali sono i disegni che rappresentano la nostra terra d'origine. Ma come facciamo? Potrebbe essere qualunque cosa. La Sfinge ci ha detto, dal tuo passato emerge la mia, rammenta e ricorda. Secondo me vuol dire che dobbiamo ricordare qualche episodio della nostra cultura, che è prezioso. Dobbiamo entrare nel cerchio delle origini e raccontare. Vedete qualcosa andrà. Ehi, la mia infanzia è roba mia, ok? Non intendo certo schifferare quattro venti. Corri, vuoi salvare Farassi o no? Certo che lo voglio, ma ci è incominciosa. E poi che ci dici che la giusta cosa da fare? Facciamo così. Inizio io a entrare nel cerchio, poi Luca e infine tu Gordon. Così nel frattempo tu li convinci. Io vado. Sapete, quando ripenso alla Cina mi viene in mente mio nonno, che abita ancora con noi. Non l'ho mai visto arrabbiato, è sempre sereno e tranquillo e fedele alle tradizioni. Pensate, lui non usa computer, cellulari e tutto il resto. Lui adora scrivere poesie e racconti, ma lo fa usando una canna di bambù intintata nell'inchiostro, come faceva suo padre e il padre ancora prima. Io fin da piccola lo osservavo e lui mi ha raccontato che la nostra cultura e la scrittura è molto importante. Ogni segno, ogni parola costituisce un tesoro. È questo il significato più profondo. In ogni parola scritta con amore c'è saggezza e storia. Non fermarti all'apparenza, mi diceva, ma va oltre, merita, va in profondità, cerca il senso. Ehi, cosa sta accadendo alle immagini che scorrono nel fascio di energia? Stanno scomparendo tutte tra di loro. È una pergamena con gli ideogrammi cinesi. Ma certo, la riconosco, è la pergamena di mio nonno. Adesso vado qua alla scacchiera e... provo a prendere... Ma eccola, la gemma! Grande, sì! Adesso è il mio turno. Ogni anno con i miei genitori e mio fratello andiamo a vedere il rodeo nella città vicino alla mia. C'è gente che fa una gara a resistere in capo di un cavallo che scappa in continuazione. Altri cercano di prendere un vitello con una corda. E poi le mangiate, le bevute. Mio padre dice che è importante andarci perché ci ricorda da dove veniamo e come abbiamo cominciato. È come ripensare ai capo e ai coloni di qualche secolo fa, che nonostante le difficoltà continuavano ad andare avanti, sempre verso ovest, il west come diciamo noi. E mentre mio padre ricorda tutto questo, mia madre mi ripete sempre una frase che sua nonna mi ripeteva quando era bambino. Cavalca i tuoi sogni e guarda sempre con ottimismo al futuro. Ma quella è un'immagine... Sì, un cavallo! Cos'altro per ricordarmi meglio la storia della mia gente? Sì, c'è una pietra che segna un cavallo. Eccola! È la seconda gemma. Adesso per te, Gordon. Non c'è nessun altro? Ma non dire stupidate,
Ma di cosa hai paura? Io non ho paura di niente, è solo che non mi piace raccontare le cose. È come se parlassi gli altri un pezzettino di me. Dai, pensa che è l'unico modo per salvare Farrà, farlo per lui. Va bene. Ti muovi quando la fai lunga? Allora, provo un'altra volta. Finisci la parola, racconta. Mi ricordo che ero nel deserto con i miei genitori e la macchina si è rotta e siamo rimasti sotto il sole cocente. I telefoni non prendevano, quindi ci siamo dovuti incamminare a piedi. Io mi sono sentito male subito. Per fortuna ci ha soccorso una tribù di beduini, ci hanno accolto nelle loro capanne e ci hanno fatto accomodare sui loro tappeti. Da lì ho capito che l'ospitalità è sacra e da allora ogni volta che vedo un tappeto mi ricordo di questa esperienza. E guarda un po' l'immagine rimasta nel fascio di luce, un tappeto. Vado a vedere se c'è sulle mie. Vado io, è il mio racconto. Abbiamo la terza gemma. Andiamo al sarcofago. Prima, ai lati, ho visto delle fessure fatte apposta dalle nostre vite preziose. No, aspetta. Prima la sfinge ha detto, dei cinque il caduto tornerà. Dei cinque, quindi si riferiva anche a Ligra. Ligra? Quella dell'attrice? Sì, anche la grande Laura parla dei cinque ricercatori. Ma quello è successo prima che Ligra si rivelasse essere la sfida di Erasa. E se fosse stata costretta? Prima di essere colpita dalla mummia ha detto, finalmente sarà libera. Libera da cosa, eh? Io la faccio rinvenire. Ma te l'occhio con la mia spada. No, non è lei. Sei buono. E ti stacco la testa. Vedi di rispondere alle nostre domande. Parla, Ligra. Chi sei? Da dove vieni? Come conosciute Rase? Non lo so. Ricordo solo che era all'interno di un palazzo dove c'erano molti soldati e un certo Rase che aveva una maschera di lupo o cane. Poi la donna era mascherata e mi ha detto che se volevo essere libera dovevo fare ciò che lui mi diceva. Quindi mi ha dato delle indicazioni per intervistarmi. Poi mi sono addormentata dopo che lui mi ha detto delle cose e mi sono ritrovata dentro la piramide, non ricordo nulla. E Rasta forse ha lanciato la maledizione della dimenticanza anche a lei e quindi può essere la quinta ricercatrice. Ligra, ascolta, farà in pericolo. Tu forse puoi aiutarlo, ma devi decidere, o noi o Rasta. La nostra missione è quella di trovare la stella degli inizi, sconfiggerlo, salvare la terra d'Egitto e tornare a casa. Da che parte stai? Beh, le razze mi hanno rapita, perché la mummia sta stata anche a me. Ma come vorreste? Sei stata rapita, hai commesso degli errori, ma non ti abbandoniamo di certo qui. Sei dei nostri, basta che... Ma c'è qualcosa che posso fare, no? Entra nel cerchio. E cerca di ricordare un'esperienza passata o qualcosa della tua cultura. Ma mi hai già detto che non ricordo nulla. Non mi interessa se non ti ricordi niente. Entra nel cerchio. La nebbia che avvolge i miei ricordi c'è ancora. Però ho delle immagini. Vedo degli spazi aperti molto vasti. Alcuni desertici e altri... verde, il verde. Mi piace il verde. Stavo giocando quando ho lanciato un oggetto, però non l'ho visto tornare. Poi l'ho rincorso, ma vedo un uomo con un anello al naso che me l'ha restituito e mi ha detto: lui ritorna perché ricorda la strada. Se scopri il tuo passato, questo ti accompagnerà verso il futuro. E rispetta la terra e quelli che l'hanno abbiata prima di te. Poi però non ricordo nient'altro. Sì, ma è troppo poco, sono ancora troppe immagini intorno al cerchio. Tutte strane, c'è addirittura una V. Ma no, è chiaro, Ligra viene dall'Australia. Quella lì non è una V, è un boomerang. Quell'oggetto che quando viene lanciato torna indietro perché ricorda la strada. E può anche simboleggiare la nostra ricerca delle origini per poi tornare al presente e liberare Farrà. Ora vado a vedere se c'è sulla parete. Ti pareva che non dovesse andare lì? C'è il boomerang. Adesso spingo la pietra e... ecco l'ultima gemma.
Grazie, amici miei. Stavo soffocando meglio dentro. Devo la linea più dentro. No, hanno fatto anche lì la capitano. E anche i giocatori rimasti nella base. I giocatori? Di grande. Ma non era... Questa sera ne la spieghiamo più tardi. Ora dobbiamo trovare l'uscita. Il caduto è tornato. I cinque sono riuniti. La porta del cielo si apre. La stanza delle memorie che attende. Si è fatta una porta nascosta. Bene, andiamo. Ma avete visto lo scarabeo verde? Muoviti, tu e il tuo scarabeo.